Hakuna Matata ragazzi, ben ritrovati dal vostro Ciccio Gamer 89. Siamo tornati su Clash Royale. Signori, io non resisto, devo farlo per forza. Dobbiamo fare il free chest opening. Bello gagliardo, perché abbiamo il baule del clan. Abbiamo un baule super magico, un baule magico e un baule gigante. Il super magico, no, il leggendario dovrebbe arrivare fra 50 partite vinte, non lo so. Signori, incominciamo con il baule, quello gigante. Poi ovviamente ci andiamo a fare anche qualche partita. Andiamo ad aprircelo. Sapete che fare questi chest opening non è facile, perché comunque bisogna giocare davvero tanto. Andiamoci ad aprire direttamente il baule del clan, che l'ultima volta ci ha dato una soddisfazione, cioè ci ha dato il minatore, cosa che comunque a me ha fatto davvero davvero piacere. Spero che troverete anche voi una bella leggendaria, ovviamente se lasciate like. Orda di sgherri, cura e per finire la fune, che comunque male non è. Andiamo ad aprirci il baule magico. Oro, goblin, barbari che mi servono per donare, scarica mi serve per donare, barbari scelti, cura, lapide e la tornado, che me ne mancano parecchie. Apriamo il baule super magico. Purtroppo oggi nessuna leggendaria. Forse qua dentro, con un poco di fortuna, ci potrebbe capitare. Non è assolutamente detto, però con un po' di fortuna, eccola leggendaria per noi. E tra l'altro posso portare anche il barile goblin di livello 8, che magari non vi sembrerà una cosa incredibile, ma possiamo aprirci a nuove tattiche di gioco. Perché a livello a cui gioco io, dove ovviamente quelli che stanno tutti sopra hanno shoppato tantissimo e c'è gente che ha shoppato anche più di me, avere le carte un pochino più basse ti cambia totalmente il gioco. Leggendaria, boscaiolo, lasciate perdere, piano piano il boscaiolo ce lo inzacchiamo, quindi ottimo. Allora, come abbiamo detto, potrei, e anzi, e penso che lo farò in tutta tranquillità, quindi ci prendiamo una bella vagonata d'oro e ci portiamo su. Vedete che vanno di livello 13. Sembra una cavolata, ma una cavolata non è. Allora, questo attualmente è il mio deck. Ieri mi sembra che mi stava aiutando, sì e no. Potremmo aggiungere il barile goblin, però andrebbe a costare un pochino troppo di più. Non lo so, proviamo a giocare un attimo così oggi e vediamo cosa dice in giro. Perché comunque ho visto che tanti adesso hanno l'inferno. Avete visto, io ho rimesso anche l'orda. Non ho niente con cui partire aggressivo. Sicuramente ho roba con cui potermi difendere in oltremodo bene. Lanciamo gli spiriti del fuoco, che se non me li ferma, e invece me li ferma, poi devono fare un gran male. Allora, visto che il tronco l'ha tirato e a noi comunque questa cosa va bene, qua c'è da gestirsela un attimo al meglio delle nostre possibilità, ragazzi, perché vedete, mannaggia l'arco X, ragazzi, che brutta storia l'arco X, bruttissima storia, ragazzi, l'arco X è veramente brutta storia. Amici miei, in più c'è l'inferno. V'ho detto, ormai si trovano solamente questi deck qua. Ormai uno neanche ci può perdere più tempo. È diventato tutto così, tutto così brutto è diventato, secondo me. Secondo me è diventato brutto, perché c'è un attimo di confusione in queste lane, almeno secondo me. E quindi, boh, devono fare sicuramente un bilanciamento, perché ormai tutti quanti utilizzano sempre e solo gli stessi fottutissimi deck. Ora, se riesco, ma non riesco, non riesco, ragazzi, la lancio ma è stato tutto inutile, assolutamente. Vabbè, intanto una hit a quello ce la siamo data. Speriamo di avere il tempo di tirare. Ce l'abbiamo il tempo? Non ce l'abbiamo il tempo, ragazzi. Dai, ok, l'ha beccato. Allora, così non abbiamo risolto assolutamente niente. L'unica cosa che abbiamo risolto è che ci siamo parati, appunto, dall'arco X. Possiamo fargli sicuramente dei danni
abbastanza importanti. Infatti, come potete vedere, ci siamo parati un attimo il sedere, quindi sono relativamente contento. Ci abbiamo nuovamente l'arco X a nostra disposizione. Devo assolutamente pararmi questo ragazzotto qua. Proviamo a fare, a saperlo che li tirava, avrei fatto ovviamente in maniera differente. Non ve lo nego questo. Vedi, perché lui giustamente l'ha capito che non gli funziona più alla merda, no? Sicuramente ci avrà una carta incredibilmente. Vabbè, vediamo se riesco. Mannaggia, vedete, però sono anch'io un po' stupido, perché comunque so, cioè lui c'ha la sfera infuocata e ragazzi, GG per lui. Ma occhio, occhio con sti deck, perché comunque basta, se uno sapesse prima che deck ha, cosa che non è possibile assolutamente sapere, uno si prepara prima e non ti dà queste grandi opportunità, perché peccato, assolutamente, veramente peccato, peccato, peccato. Non so, ragazzi, non so, sto davvero, davvero, davvero in difficoltà. Proverei un'altra volta, ragazzi, proverei un'altra volta. Io sto davvero in difficoltà perché ormai Arco X, Mortaio, giocano tutti con queste carte qua, perché hanno capito che è l'unico modo attualmente di poter far qualcosa in questa lane molto, con molti, molti problemi, secondo me. Qui urge veramente andare un attimo ai ripari con qualche aggiornamento bello, bello pesante, secondo me. C'è da fare qualche aggiornamento abbastanza pesantuccio. Se mi arrivasse il gigante sarebbe veramente tutto molto, molto spaziale. Di nuovo, di nuovo, di nuovo l'inferno. Di nuovo, di nuovo, di nuovo l'inferno. Di nuovo l'inferno, ed è incredibile, per me è incredibile nuovamente trovare un'altra inferno contro. Per me, ragazzi, è, boh, mi dà così strano, mi fa così strano vedere tutti, tutti deck molto molto uguali. Neanche si parla di deck un po' diversi, tutti uguali, deck tutti uguali. Infatti, come potete vedere, non dico che ultimamente mi sto lamentando, un pochino sì, un pochino sì. Meno male che abbiamo la tronco di un livello leggermente, leggermente superiore al solito. Ma sai che c'è? Io voglio fare un attimo il passo, perché che mi puoi tirare tu per togliermi tutti quei stronzetti là? Cioè, nel senso, vedete, poi cavolo, uno se la ragiona, dice no, tu mi hai appena tirato la tronco, come fai a togliermi tutto quanto? Come fai? E poi uno se la ragiona, no? Uno se la ragiona e cerca. Questo qua poi c'ha pure la roba al 5. Ci sta tantissimo, ripeto, ci sta tantissimo. Altro che tronchetto utilizzato di là. Io vado con gli scheletrini che ovviamente mi vanno a far danno di là. Lui non ha ancora tirato tutte le sue carte, questo dovete saperlo assolutamente. Quindi io me ne andrei in difesa per di qua. Metterei anche questa roba qua. Diciamo che danni gliene abbiamo fatti, assolutamente. Non penso di potermi lamentare troppo. Infatti, come avete visto, non ho supportato in alcuna maniera alla grande quello che effettivamente potevo supportare. Perché vedete, lui c'ha un deck molto basato su quel, su quei stronzi di goblin, no? Ce l'ha molto basato su quello, almeno secondo me. Io provo un attimo a mandarlo in caciara, a cercare di fargli sprecare più elisir possibile. Vedete, lui continua ovviamente sempre con sti goblin che fanno un male pazzesco, ragazzi, fanno un male pazzesco. Però avevamo comunque il deck giusto per poterlo smontare a sto ragazzo qua. E direi anche per fortuna, direi anche per fortuna. La fulmine, amici miei, io sto vedendo che ho problemi a tirarla. La fulmine ho problemi a tirarla, però mi potrebbe essere comunque utile. Andiamocene a fare un'altra. Vediamo un po'.
Siamo contro i Nova. Vediamo un attimo, ragazzi. Qua c'è da studiarsela bene, eh. O c'è da aspettare un po' di giorni. Comunque so che deve uscire un bilanciamento in queste giornate qua. Dovremmo essere andati uno di Elisir sopra. Vedete, un'altra volta, tra l'altro, pensandoci, un'altra volta, stesso, identico problema di prima. Cioè, problema. Abbiamo un'altra volta lo stronzo uguale al deck di prima. Identico. Abbiamo il deck identico, identico, identico. Fratello mio, tu mi volevi inculare così, ma io sono abituato alla gente che prima mi attacca da un lato e poi mi attacca da un'altra parte. Insomma, se mi attaccasse il gigante, ma c'è il mega sgherro che va leggermente, leggermente più veloce. Quindi, guarda, non mi è morto, raga. Raga, guardate quel coso. Non mi è morto per quanto, raga. Dai, ditemelo, ditemelo. Voglio che me lo dite con tutta la sincerità del mondo. Allora, devo buttare per forza così. Non butto. Non butto questo, perché lui c'ha l'orda. E c'ha anche quelli. Se è per quello. Una zigolata me l'ha data. Dovevo tirarlo un po' prima. Vedete, raga, ormai tutti si sono messi in testa che si devono giustamente, giustamente, ripeto, difendere. Vedete, questo golem, questo gigante, totalmente sprecato per me. Tutti si devono difendere da carte grandi. Lui c'è la principessa che ci zaccagna ogni tot. Per noi diventa... diventa difficilissimo. Perché vediamo quello che riusciamo a fare. Dai, non... non perdiamoci d'animo. Perché lui dovrebbe ritirare nuovamente un altro inferno. Però stavolta è un po' difficile. Cioè, è un po' diverso rispetto a prima, no? Io comunque lancio una tronco... non me ne frega mica niente a me. Regà, mi sto impegnando al massimo. Non sto ricevendo quello che dovrei ricevere, secondo me. Tanto loro mi faranno il loro danno pazzesco. Questo ormai ci siamo. Qua facciamo così. Il Baby Dragon mi era andato avanti, Baby Dragon mi era andato avanti, ragazzi. Io ho veramente timore, tantissimo timore. Prevade molto buona da parte sua. Appunto di queste cose qua, no? Diciamo che io posso fare tutti i prevedi che voglio, io posso fare tutti i prevedi che voglio. Tanto mi butta giù, ragazzi. Mi butta giù, sappiatelo. Eccolo! Che bel deck che hai, oh! Bellissimo, un deck fantastico. Che deck, ragazzi, che stanno girando. Che deck che stanno girando, ragazzi. Cioè, capite che in questo caso io mi devo comportare come loro, perché se tu mi hai l'inferno e mi usi tutte queste carte un po' così, guarda, identico, questo ha fatto il copia e incolla da qualcuno, e tu, cioè, tu mi fai capire che io in qualche modo te devo fotte. Allora, se cioè, lo provo con voi, non credo che questi non sono assolutamente utili, assolutamente, in alcun modo non sono assolutamente utili. Quindi guarda, voglio provare perché devo capire. Dobbiamo capire come fottere il sistema, ragazzi. Andiamoci a fare un'altra partita. Riavvio la videocamera così almeno dopo non abbiamo problemi, perché sicuramente la videocamera si stopperà. Ok, ci risiamo. E vediamo. Vediamo come quello che dicono. Vediamo quello che dicono, vediamo quello che fanno. Ovviamente non c'ho niente per poter contrastare il suo attacco. Vedete che comunque... i danni, ragazzi, li fanno. Sicuramente siamo contro penso il golem. Era abbastanza chiara e limpida la cosa, no?
Quindi io andrei a fare così. Che comunque un minimo lo andiamo a danneggiare. E andiamo a danneggiare anche la torre. Io mi aspetto grandi cose da questo qua. Tre moschettieri, perfetto. Ho una mezza idea. Ho una mezza idea. Secondo me questo qua era l'unico. No, ma ragazzi, dietro. Va bene che, allora, per dirvi, in realtà, se mi fai qualche danno, qualche hit, ti ringrazio, ti voglio bene. Però se eravate andati indietro a difendere il golem, sarei stato molto più contento. Vedete, lui comunque va a risparmiare. Tosta anche questa, però già, diciamo, più divertente. Almeno quello, uno dice, sai, almeno è più divertente. Devo assolutamente girare. Voglio fare. Mi sembra giusto. Mi sembra giustissimo. Ci sta. Speriamo che non abbia un domatore. Ovviamente Baby Dragon che mi dà no una mano su questi ragazzotti qua di più. Lancio anche un barile Goblin. Lui ha tantissimo elisir in canna, ve lo dico. Lui ce n'ha tantissimo. Lui ne ha tantissimo. Veramente tanto di elisir. Difatti mi riparte con quello. Io voglio rifare la stessa cosa di prima. Bene, abbiamo anche colpito i moschettieri. Ora ci dobbiamo gestire tutto quanto veramente al meglio, ragazzi. Cioè, ci dobbiamo gestire tutto quanto al meglio. Mandiamo in hit loro. Facciamo così. Molto, molto, molto tosta. Questa è tostissima. Guarda quel moschettiere rompipalle che è andato là a sfrugolarmi le scatole, regà. Ma è incredibile, oh. Capirai, 34 delisir, ma pure se... Ma qualsiasi cosa può essere. Scontro terminato, non sono riuscito a buttargliela giù. Regà, qui è tosta. La fulmine non mi serve con questo deck. In questo deck la fulmine non mi serve. Vedete, poi io vado, mi incazzo, perché in questo deck la fulmine non mi serve. Però il deck mi piace. Il deck mi piace e vi dirò, io voglio continuare. Non mi interessa. Devo capire insieme a voi come risolvere. Ma vaffanculo, del buona fortuna. Come risolvere questa cosa? Perché poi ti entra in cervello, poi rosichi. Quello è. Io rosico, lo sapete, ma anche voi sicuramente rosicate, perché... Oltre che poi voi rosicate, state a casa, nessuno vi guarda. Giustamente, avete rosicato. E chi vi dice niente? E invece a me è differente. Questo c'ha sta tornado, che porca miseria pure lei. Ormai, prima non se la fischiettava nessuno. Adesso è diventata la carta... La carta delle carte è diventata. È diventata veramente la carta delle carte. Io lo so, sto rischiando tantissimo, però ci voglio provare. Lancio. Guarda, raga, pazzesco. Pazzesco, raga, barbari scelti che prima nessuno poteva fermare con uno spirito del ghiaccio. Giustamente si fermano. Siamo tutti d'accordo? E nessuno dice niente. Lui c'ha sempre la tornado. Sempre la tornado. Raga, lo voglio fischiettare così questo. Che devo fa? Guarda, scarica perfetta. Arcieri perfetti. In questo caso, come si dice, meglio veramente fermasse finché si è in tempo. Perché sennò si continuano a perdere coppe su coppe su coppe. Mo tanto gli tiro il barile e lui mi tira la tornado. Mi sposta tutte quante le unità. Va. Mi ammazza anche praticamente tutti praticamente. E niente, una hit non me la far dare. Una semplicissima hit non me la far dare, perché siamo troppo stronzi, no? Io parto subito di loro. Sai che me frega a me. Cioè, tanto se perso. Andiamo a perdere, cioè. Andiamo a perdere con una certa importanza. Quindi chi guarda, vedi? Poi vabbè, tutte quante cose messe giuste al momento giusto. Questo ovviamente non è un cretino, assolutamente. Nessuno dice che questo sia un cretino.
Potevo tirare in tranquillità, oserei dire. Guarda, i danni riesco anche a farglieli, porca miseria mia. E sto maledetto. Maledizione a me de sto maledetto. Guarda, posso... Qua 63, non c'avevo il tronco giusto, raga. Mamma mia, mai arrendersi, però... Sto già... Cioè, già parto male. Cioè, già parto veramente, veramente male, ragazzi. Già partiamo male, ve lo dico, eh. Secondo me è impossibile, impossibile da recuperare questa qua, eh. Ve lo dico, per me è veramente, veramente impossibile da recuperare questa qua. Proprio impossibile a tutti i modi, a tutti i livelli. Poi se andiamo a un pareggio, vi dirò, a me non è che mi faccia così schifo il pareggio, eh. Anzi. Guarda la tornado pazzesca, ragazzi. La tornado pazzesca, ragazzi. Tornado pazzesca. No, io me ne vado un pareggio. Ma chi te se... No, ma chi te se proprio... Ma chi te se squaglia? E quello è il problema. Chi te se squaglia? Me va bene così. Stop. Mi va bene così, stop. Oserei dire. Perché non, va... non vanno bene neanche... Non vanno bene neanche loro. È incredibile. Non vanno bene neanche loro. Lui, loro pure. Sono diventati un po' inutili. Cioè... Qua bisogna fare dei cambi un po' importanti. Perché, vedete, abbiamo sempre contro le stesse persone. Boh, riproverei a rimettere il domatore. Però secondo me costa un po' troppo così. Signori, non lo so, ci penserò. Spero che il video vi sia piaciuto. Se fosse così, mi raccomando, pollice in su, commentate, condividete. Se non siete iscritti, iscrivetevi. Al prossimo appuntamento a vostro 589. Ciao ciao.